Diamo inizio alla sessione epidemiologica di questo convegno. Ho il piacere di chiamare il professor Alberg. To chair this section, please. And il professor Fontana per la sua comunicazione. Allora. Questo studio si propone di interpretare in maniera logica tutta una serie di dati raccolti dall'Associazione per la difesa delle emissioni radar. In tal modo si spera di trovare una spiegazione per tutti quei danni alla salute che sono stati osservati tra la popolazione della zona. Lentamente perché devono tradurre. Più esattamente mi riferisco ai casi di tumore, di malformazioni fetali, di interruzione della gravidanza e di ictus. Cominciamo dai tumori e prima una premessa. Prima di affrontare l'ipotesi dei tumori provocati dal radar, è indispensabile esaminare il caso di 5 militari addetti alla manutenzione di altri radar e morti per leucemia. Secondo quanto pubblicato a suo tempo dalla Repubblica, fra il 1982 ed il 1988 morirono di leucemia, linfoma o mieloma 5 marescialli che facevano parte del personale addetto alla manutenzione di alcuni radar nella zona compresa tra Mestre e Rovigo, oppure impiegati in un vicino centro tecnico con analoghe funzioni. Oltre a questi 5 già deceduti, vi era anche un 6° maresciallo affetto da leucemia. 6 casi, su un totale di circa 150 persone, sono un po' troppi per non destare apprensioni. Tanto più che, oltre ai 6 casi, una 30 di altri militari, fra quei 150, presentavano aberrazioni cromosomiche, cioè avevano i cromosomi spezzati. La pericolosità di certi impianti radar era già stata segnalata nel 1978 dal dottor Sarto, all'epoca ricercatore dell'Istituto di Medicina del Lavoro dell'Università di Padova, il quale aveva esaminato 41 persone appartenenti a una base missilistica nel Veneto. Nella sua ricerca dal titolo Studio citogenetico su un gruppo di addetti a una postazione radar, il dottor Sarto affermò di aver osservato un tasso piuttosto elevato di aberrazioni a 2 Brix rispetto al gruppo di controllo. Ciò significa che i cromosomi si presentavano spezzati in 2 punti. La Repubblica, 8 settembre 89. Detto questo, per concludere in maniera completa la premessa, è importante citare ancora un'altra notizia pubblicata da un giornale, secondo cui anche tra il personale addetto al radar di Potenza Picena si sarebbero verificati gravi disturbi di natura leucemica, il Messaggero, 10 gennaio del 91. Questa premessa è molto utile perché ci fornisce l'indicazione importantissima delle aberrazioni cromosomiche. Ciò costituisce una traccia ben precisa, un valido aiuto per studiare quei casi di tumore e di malformazioni fetali che si sono verificate tra la popolazione di Potenza Picena. Allora, veniamo ai tumori. È possibile che radiazioni emesse in quantità notevoli possano provocare in un primo tempo aberrazioni cromosomiche, poi la comparsa di tumori e infine la morte? Per rispondere concretamente a questa domanda, bisogna conoscere i campi elettromagnetici che avvolgono tutti gli esseri viventi. Essi sono stati scoperti e studiati a lungo dallo scienziato americano Harold Saxton Barr, il quale fu per molti anni professore di anatomia nell'Università di Yale. I campi V sono dunque stampi elettromagnetici di cui la natura si serve innanzitutto per dare forma a tutti gli esseri viventi e poi per mantenerli in vita. Dalla loro intensità si può capire lo stato di salute di ciascuno. Si vide pure che i campi V si indeboliscono col passare del tempo e infine scompaiono con la morte. Tali strutture energetiche non si limitano ad avvolgere gli esseri viventi, ma sono continuamente in intimo contatto con ogni parte del corpo, anche con gli organi interni. Si possono osservare variazioni elettriche in corrispondenza delle ferite, anche ferite interne causate da operazioni chirurgiche, e poi tutto ritorna normale dopo la guarigione. Inoltre si è visto che un improvviso aumento di tensione segnala la discesa di un ovulo. Infine è stato notato che anche la presenza di tumori maligni provoca variazioni elettromagnetiche nei campi V.
Il contatto intimo fra il campo esterno e la parte interna del nostro organismo non si limita ai soli organi. Infatti, osservazioni sulle piante hanno dimostrato che perfino i cromosomi sono collegati strettamente ai campi. Tutto questo dimostra che il buono o il cattivo funzionamento degli organi interni e persino le strutture ereditarie, tutto quanto si riflette all'esterno sulla struttura elettromagnetica che avvolge gli esseri viventi. Inoltre è stato accertato che le influenze possono procedere anche in senso inverso, cioè le forze elettromagnetiche dall'esterno possono stimolare i campi V ed attraverso di essi arrivare quindi a condizionare il funzionamento di ogni essere vivente. Ricerche condotte in tal senso hanno dimostrato che i campi V sono sensibili agli influssi delle macchie solari ed è anche al fenomeno delle fasi lunari. Tutto questo spiega in che modo gli esseri viventi siano sensibili agli influssi cosmici. Le energie presenti in natura di solito non sono dannose per gli esseri viventi. Si sa ad esempio che le macchie solari provocano epidemie oppure provocano l'infarto nelle persone più deboli di cuore, ma solo in casi di particolare intensità. Però, quando apparecchiature progettate dall'uomo immettono nell'ambiente in continuazione dosi massicce di radiazioni, allora le cose cambiano. Qualsiasi apparecchiatura emittente che sia capace di indurre a vibrazione le cariche elettriche presenti nell'aria arriva ad esercitare uno stimolo anche sui campi V degli esseri viventi. Attraverso di essi, a seconda delle caratteristiche fisiche della radiazione emessa, tutto l'organismo vibra in qualche modo, perfino i cromosomi. Col passare del tempo, se queste vibrazioni elettromagnetiche sono troppo intense e continue, si può ben ipotizzare che i cromosomi si spezzano e quindi compaiono i tumori e da allora comincia la morte. Passiamo alle malformazioni fetali. Oltre ad una mortalità per tumori, che in percentuale risulta molto elevata, a Potenza Picena si è verificato pure un aumento esagerato delle interruzioni di gravidanza. Per quanto riguarda la durata della gestazione, nella maggioranza dei casi l'interruzione della gravidanza è avvenuta nel secondo e nel terzo mese. Oltre a questo, in almeno due casi c'è stato il distacco della placenta all'ottavo mese e in altri due si è verificata la rottura del sacco amniotico. Ancora c'è stato un difetto al follicolo che ha causato la morte del feto. Per quanto riguarda poi le condizioni di salute dei neonati, l'associazione è riuscita a sapere ben presto di alcune malformazioni. Ad esempio, si riuscì a sapere che un bambino era nato con le narici chiuse, una bambina era nata con l'esofago bucato, un'altra con anomalie al cuore. Dopo questi primi dati, l'elenco delle malformazioni osservate si è allungato e l'associazione ritiene che esso sia destinato ad allungarsi ancora di più. Con tutte queste malformazioni di cui si è avuta notizia, ancora una volta il pensiero ritorna ai cromosomi danneggiati dalle vibrazioni del radar e per di più danneggiati in maniera tale che il meccanismo degli enzimi riparatori non è riuscito a portare rimedio. In conclusione, se vogliamo dare una spiegazione scientifica alle malformazioni fetali che si sono verificate a Potenza Picena, i dati raccolti dall'associazione suggeriscono l'ipotesi che le vibrazioni del radar, danneggiando i cromosomi dei feti, abbiano prodotto nei feti stessi le malformazioni osservate. Nello stesso tempo, però, questa ipotesi non riesce a spiegare in maniera convincente le numerose interruzioni di gravidanza avvenute soprattutto nel secondo e nel terzo mese di gestazione. Quindi, per cercare di capire i motivi che potrebbero essere alla base di tutto, è evidente che bisognerà rivolgere la nostra attenzione altrove. Interruzioni della gravidanza. Fra diverse interruzioni di gravidanza, avvenute in vario modo ed in momenti diversi della gestazione, meritano forse un'attenzione tutta particolare due casi di distacco della placenta che si sono verificati entrambi all'ottavo mese. Secondo quanto mi è stato comunicato, si tratta di due donne sotto i 30 anni, una delle quali ha soltanto un figlio, mentre la seconda era addirittura alla sua prima gravidanza. Siccome in natura il distacco della placenta è un inconveniente raro, che tra l'altro colpisce donne al di sopra dei 30 anni che in precedenza hanno già partorito più volte, tutto questo fa pensare che ambedue i distacchi di Potenza Picena potrebbero dipendere non tanto da cause naturali interne, ma piuttosto da un'unica causa esterna ben precisa. Nell'eventualità che pure questa situazione anomala sia provocata dal radar, ancora una volta diventa necessario cercare una spiegazione logica. Dopo un parto normale, il distacco della placenta avviene al massimo entro un'ora dall'espulsione del feto.
In certi casi, però, si può avere un distacco già durante gli ultimi 3 mesi della gravidanza ed allora si tratta di un distacco prematuro. Si ritiene che questo tipo di inconveniente si verifichi quando la decidua non viene irrorata da una quantità sufficiente di sangue. Quindi, in natura, il distacco della placenta, di solito, avviene al momento più opportuno, senza danni né per la madre né per il neonato, mentre un distacco prima del previsto si verifica di rado. A Potenza Picena, invece, pare che questo tipo di interruzione della gravidanza sia accaduto in circostanze anomale e quindi a donne che, in teoria, avrebbero dovuto portare a termine la loro gravidanza senza problemi del genere. Diviene inevitabile a questo punto sospettare ancora una volta delle vibrazioni prodotte dal radar, che a lungo andare forse provocano una lacerazione proprio in quella particolare zona della mucosa uterina divenuta molto più debole per la presenza delle lacune sanguigne. Il radar quindi, con le sue vibrazioni, sembra colpire donne incinte in quella parte del loro corpo che è divenuta più delicata di qualsiasi altra proprio a seguito della gravidanza. In condizioni normali, la natura approfitta di questa fragilità per completare adeguatamente l'opera del parto, ed è assai raro che tutto questo avvenga in anticipo. A Potenza Picena, invece, sembra che per 2 volte le vibrazioni del radar abbiano anticipato il distacco della placenta di circa 1 mese, ma in questo caso gli effetti sono stati gravissimi. Per spiegarci tutto questo, considerando i 2 casi di distacco della placenta, basta supporre che le vibrazioni emesse dal radar danneggino fin dall'inizio tutti quei meccanismi biologici che in un primo tempo favoriscono l'allineamento dell'embrione entro la parete uterina e che in seguito formano la placenta. Di conseguenza, danneggiare in qualche modo l'annidamento dell'embrione e la formazione della placenta significa soprattutto ostacolare l'irrorazione sanguigna dell'embrione. Proprio l'ipotesi di uno scarso afflusso di sangue all'embrione potrebbe finalmente spiegare come mai si siano verificate tutte quelle interruzioni di gravidanza al 2° e al 3° mese, anche senza la presenza di malformazioni fetali. Con 1 anno di ritardo rispetto all'aumento dei tumori, nel 1988 si nota un aumento anche nel numero di decessi per ictus. Certamente non è facile spiegare come possa questo fenomeno patologico dipendere dall'attività del radar. Però, se consideriamo l'età delle persone morte per ictus, allora diviene evidente una traccia che potrebbe rivelarci molte cose. Si può facilmente calcolare che circa 84% delle persone colpite da ictus dal 1988 al 1990 avevano 75 anni o più. Ciò significa che l'emorragia cerebrale, in quasi 9 casi su 10, ha lacerato arterie che oramai avevano perso quell'elasticità che è tipica dei vasi sanguigni in piena efficienza. Proprio questo particolare forse ci rivela la parte di colpa che il radar dovrebbe avere da quando questo tipo di decessi è aumentato. Le arterie sono fatte in modo da poter resistere alla pressione che il sangue esercita lungo le pareti. E proprio per questo sono dotati di una certa consistenza unita a una certa elasticità. Col passare del tempo però, e non di rado già a partire dai 40 anni, i vasi sanguigni cominciano poco a poco a perdere elasticità e rigidirsi progressivamente. In particolare nelle piccole arterie periferiche del cervello si può notare un ispessimento delle fibrille collagene, un rigonfiamento delle cellule muscolari e la comparsa di nuove fibrille elastiche. Tutti questi processi degenerativi tendono a trasformare le arteriole del cervello quasi in una specie di cartilagine. Di conseguenza, la pressione pulsante esercitata dal sangue sottopone le pareti dei vasi, ora parzialmente irrigidite, a quella lenta e prolungata usura che può provocare l'ictus. A questo punto non è difficile immaginare che le vibrazioni causate dal radar costituiscano ad aggravare la situazione, accelerando lungo le pareti il diffondersi di linee di frattura sempre più profonde. Attraverso di esse prima o poi la pressione del sangue riesce a lacerare la parete dell'arteria e poi invadere il tessuto nervoso circostante. Ancora una volta quindi siamo in presenza di un fenomeno patologico manifestatosi qualche tempo dopo l'attività intensificata del radar e questo fenomeno patologico sembra trovare una sua spiegazione logica proprio nelle vibrazioni provocate dal radar in questione. Grazie. Finito.